Ancora nel una parte del giardino dell'Hotel Garda di Siena e incontriamo il capitano dell'Aquila, Marco Antonio Lorenzini. Benvenuto Marco. Grazie. Allora, siamo vicini alle previsite, siamo vicini alle prove notturne, siamo vicini alla tratta, siamo vicini al palio. Una sintesi, un po' un bilancio ad oggi. Ad oggi, per quanto riguarda la nostra contrada, c'è un clima di grandissima attesa dopo due inverni che abbiamo dovuto passare ad attendere questo benedetto 2019. Quindi grande clima, grande attesa, grande voglia. Grande voglia. Ricordiamo che l'Aquila è la contrada che non vince da più tempo, dal luglio del 1992, l'ultima vittoria con Aceto, e poi le cose non sono andate come la contrada stessa desiderava. Il clima di questo palio, Marco? Ma buono, dai, direi buone sensazioni, buone prospettive, ma non dico per l'Aquila in generale, dico un palio che si prospetta interessante. Palio si prospetta interessante. Allora, avete richiamato Bartolo Ambrosione, che salirà nuovamente sul Verrocchio, e questo se ne è stato. Sì, cercavamo al momento in cui era necessario un'alternanza, abbiamo cercato una persona, un mossere che ci desse garanzie di comprovata tecnica e capacità, quanto ha già avuto altre tre esperienze, quindi sicuramente andiamo sul sicuro con lui. No, lui è forte. Allora, parliamo subito dei cavalli, perché è l'elemento più importante, poi dopo il cavalli arriva tutto il resto. Allora, cavalli, i suoi colleghi che ho incontrato in queste interviste, tutti si professano per cavalli di fascia alta. Ovviamente ad oggi, leggendo, scorrendo un po' la lista dei cavalli, nomi interessanti ce ne sono, l'Aquila. Su un parco di cavalli così, con questo numero, va benissimo. Cavalli esperti, cavalli insomma, importanti. Ecco, ma su questa gestione cavalli poi a volte incidono anche Fantini. Ma sai, no, nel senso, si porta, non si porta, questo se incidono Fantini, lo libertà. Ci sono Fantini, sono anche proprietari, quindi decideranno quello che riterranno più opportuno per loro. Per quanto mi riguarda, quelli che arriveranno, se ce n'è un numero sufficiente, per me va benissimo, e credo un po' per tutti noi, insomma. Ecco, il desiderio, mi sembra di capire, delle capitanerie è di prendere cavalli conosciuti, esperti, che hanno anche vinto, per cui significa che questo non guasta. Certo, no, sicuramente sai a cosa vai incontro, sono cavalli conosciuti, quindi poi anche a livello di strategia e di politica palesca ti agevola, perché sai comunque con chi ti devi confrontare. No, ma poi Marco, se facciamo un'analisi del palio d'agosto del 2018, c'erano sul campo dei partenti molti cavalli reputati migliori, e poi ha vinto il cavallo di rincorsa, cavalli esperti ma di rincorsa. Che diciamo, non è che si deve sempre pensare che quello, il cavallo, anche perché poi si parla di cavalli, ancora devono vincere, per cui significa, certo, lavoriamo sulla pubblicità. No, indubbiamente sono cavalli che hanno già vinto, cavalli che devono vincere, bei cavalli, per cui ci auguriamo tutti di vedere un lotto importante che poi i capitani sceglieranno. E poi ci sarà quel momento in cui le ghiandine ruzzolano dentro le urne di vetro con quel rumore che è machiavellico, e poi ogni ghiandina verrà aperta dal sindaco e viene assegnata una contrada. Assegnati i cavalli, te con i tuoi tenenti dove andate? Avete un posto, un luogo, si vuol sapere? No, a casa di qualcuno, in maniera tale da permetterci di parlare e ragionare con tutta calma, per quanto si può ragionare con calma in quei momenti. Forse bisognerebbe essere bravi, essere tutti un po' più calmi, forse. Ecco, ma quanti cellulari avete a disposizione? Io personalmente uno. Te uno? Ogni mio mangino uno. Non abbiamo cellulari dedicati per qualcuno, ecco.
Senti, le corse di avvicinamento le avete seguite tutte, sì, per cui significa il protocollo nelle sue fasi. Sì, quest'anno non è stato il massimo per la stagione, quindi purtroppo insomma, non ci ha aiutato molto. Previsite, per cui sabato e domenica i cavalli andranno al ceppo per avere la constatazione delle condizioni fisiche. Dopodiché inizia tutto quel procedimento che conosciamo. Ecco, sul fatto delle ultime, diciamo, novità che sono un po' emerse al Palazzo Pubblico su regolamento, su altre cose, per cui il Palio, come è stato un po' nella sua storia, ogni tanto viene osservato, toccato, riguardato, eccetera, eccetera. Qual è il tuo pensiero? Ma io credo che sia normale e giusto adattarsi un attimino ai tempi, perché altrimenti non potremmo pensare di usare le stesse regole, gli stessi modi di 100 anni fa, perché la vita cambia, il Palio cambia, è normale, credo, questa sia la forza del Palio, rinnovarsi e adattarsi per mantenersi. E poi c'è questa attenzione ormai datata da tanti anni, che va alla sicurezza verso i cavalli, verso i fantini, verso quella che è l'habitat di Piazza del Campo, per cui diciamo tutte cose necessarie. Sì, indubbiamente, come dicevo, purtroppo da una parte dobbiamo adeguarci al mondo di oggi, quindi se è necessario introdurre delle maggiori sicurezze, questo è, dobbiamo fare, dobbiamo seguire questa strada. Senti, su farmaci sono arrivate poi delle risposte, no? Diciamo, ci sono arrivate delle risposte, il Comune ha ritenuto eseguire insomma, le richieste che sono pervenute quest'inverno di buon grado, perché come è sempre stato fatto in questi anni, che ne venga detto in giro al contrario, c'è una grande attenzione a Siena per la salute dei cavalli, e quindi tutto quello che si può fare per migliorare questo aspetto ben venga. Non si può più dire parolaccio. Ma allora, io credo che qui ci sia stato un grosso fraintendimento per quanto riguarda l'ordinanza uscita. Mi sembra che in realtà rispetto a prima cambi ben poco, cioè anche prima i vari accordi fra contrario e vezzare, almeno io parlo per quello che conosco, che è il nostro, la nostra situazione, anche prima non si poteva nel passaggio nel territorio dell'avversaria intonare canzoni offensive nei confronti della contrada, storpellini e quant'altro. Quindi non mi sembra che non faccia altro che recepire quelli che sono stati negli anni gli accordi fra contrade, non lo vedo così scandaloso. Poi fuori dal territorio ognuno canterà quello che ritiene più opportuno senza storpiare l'inno. Senza? Vabbè, mi sembra questo giusto, mi sembra corretto, dai. Allora, i 4 giorni, caro Marco, come ormai già esperienza, prima da Mangino poi da capitano, quanti anni è che fa il capitano? Questo è il sesto anno. Sesto anno. E 4 giorni durano molto, sono corti, cioè qual è stata un po' le sensazioni fino ad oggi? Allora, sono intanto in realtà i giorni non sono 4, ma sono anche di più, perché già dalle prove regolamentate e tutto c'è molto da fare e molto da muoversi, quindi insomma alla fine fisicamente ne esci provato dopo quasi una settimana. Però insomma dai, il calo di adrenalina e la fatica la senti tutto a Palio finito. Allora arriva il grande barma dell'Hotel Garden di Siena. Questo che cos'è? Questo è capivigna, fatto con cacciata 51, è molto buono, è rinfrescante e dissetante anche, sì, che è molto buono per questo. Rinfrescante e dissetante la capivigna, benissimo, grazie Adela. Allora, per cui ci ha detto che i cavalli, l'aquila va sempre su fasce alte e su fantini dove va? Io spero su fasce alte anche lì, insomma se cavalli buoni normalmente portano, o almeno è più facile arrivare anche a fantini di fascia alta. Senza sapere i nomi, ma insomma, quanti fantini c'hai? Non è, credo sia un grosso mistero il fatto che con fantini di riferimento dell'Aquila negli ultimi anni siano Tittia e Carlo Sanna, indubbiamente sono i fantini che abbiamo recentemente montato, Gingillo ha squalificato, quindi diciamo che partiamo da loro sicuramente. Da loro. La rivale in campo. La rivale in campo farà il suo palio, ci mancherebbe.
Vedremo. Vedremo il 29 mattina intanto cosa ci diranno. Quale sono la diciamo, dislocazione dei cavalli, conseguentemente le scelte dei capitani su chi mettere sopra il proprio cavallo. Certo. Lì parte, certo, le sei giorni, i quattro giorni, le sei prove, eccetera. Allora, nella tua esperienza, parlando un attimo dei fantini, quanto sono cambiati da quando eri ragazzetto? sono cambiati abbastanza, secondo me sono molto più professionisti, nel senso curano molto tanti aspetti, mi riferisco alla preparazione atletica, a tanti, sono molto più attenti, salutisti. Assolutamente, quello sì, molto attenti al regime alimentare, specialmente da quando riprendo gli allenamenti, poi insomma sono... Io ho provato a seguire anche i loro insegnamenti, ma non evidentemente mi manca la parte sportiva e fisica. Senti, secondo te tutto questo aspetto, ormai sono diversi anni, dati i cavalli, un'ora massimo due, tutti a cavallo, fine dei movimenti. E rispetto a prima, dove c'era forse era un palio diverso, era un palio che aveva dei tempi reattivi ancora gestibili. Oggi veramente tac. Sì, anche diciamo anche gli strumenti sono cambiati, perché prima dovevi andare in società, aspettavi la telefonata, c'era il ragazzo che veniva di corsa a avvisare, adesso telefonino, più telefonini, sicuramente sono tempi e ritmi diversi. Tempi e ritmi diversi, ecco, sta arrivando Andrea, lo chef dell'Hotel Garten. Vediamo qual è il piatto che ci... presenta. Allora, si va sul dolce, mi pare. Si va sul dolce, siamo arrivati al dolce, un dolce fresco, è una mousse al mango con un inserto di lampone dentro, con un biscottino croccante e una salsina alla crema, con un dessert, diciamo, proprio per l'estate, che non si può comporre come monoporzione oppure anche come torta grande. E può essere anche una farcitura per quello che è torte di matrimonio e quant'altro. Grazie Andrea, grazie. Gentilissimo. I colori dell'acqua. I colori, grazie, dell'acqua. Visto. Avevo notato, grazie. Una attenzione per il capitano, grazie, dell'Aquila, Gianmarco Lorenzini. Allora, spostiamo un po' per dare possibilità di tenere tutto a posto. Allora, ecco, logicamente poi c'è tutto quello che è la tradizione, tutto quello poi che sono le raccomandazioni, perché come abbiamo detto anche altre volte, il Palio di Sena è osservato, è controllato, c'è tutta una serie di situazioni che non dobbiamo dare adito a sbavature, perché poi sarebbe inopportuno. Giusto, no, giustissimo, sono d'accordo, bisogna stare molto molto attenti, rimanere nelle tradizioni, divertirci, però ecco, nei limiti, diamoci un limite. Allora, intanto leggiamo quelle che sono tutte le cariche della contrada dell'Aquila. Il priore Francesco Squillaci, di fresca nomina, vicario Gabriele Fattorini, provicare Mirko Righini e Barbara Bonucci, capitano Marcantonio Lorenzini, che è qui con noi, tenenti Andrea Fontani, Duccio Carapelli, Simone Luppoli, barbaresco Paolo Bechi, vice barbaresco Matteo Mandriani, presidente della società Daniele Di Lucia. Questo è tutto il gruppo che guida la contrada durante l'anno e guida la contrada durante i giorni del palio. È un palio atteso nella contrada dell'Aquila. Sì, ormai sono tanti anni i pali sono attesi nella contrada dell'Aquila, però dai. Ecco, cosa non ha funzionato nella analisi che, diciamo, te puoi fare delle tue esperienze, cioè che cosa è mancato? Ma sai, secondo me è mancato, secondo me è stato fatto un gran lavoro
ma come fanno tutte le contrade del resto, come fanno tutti i miei colleghi, a volte sono le situazioni, cioè non, onestamente, ecco, nemmeno abbiamo mai avuto dei cavalli dichiaratamente da palio, abbiamo sempre cercato di fare il massimo con quello che abbiamo avuto a disposizione, e poi ci vuole tanta fortuna, tanto lo sai meglio di me, quindi a volte è un quel qualcosa che ti manca, che poi alla fine ti cambia il destino. Senti, ecco, nei quattro giorni ci sono momenti che desideri stare da solo un attimo, fare qualche riflessione così molto intima? Ma guarda, io ti dico la verità, io dopo aver corso tutto il giorno e aver fatto tutto quello che dovevo fare, anzi, io cerco invece di ritagliarmi anche a discapito del riposo un po' di tempo per stare in società con i ragazzi, con i miei amici, con tutti quelli che ci sono, scambiarci opinione, raccontare quello che si può raccontare, insomma, vivere un po' la contrada. Vivere un po' la contrada, e questo è veramente importante. Poi, logicamente, il discorso della prova generale. Quello è pesante. Quello è un impegno. Sì. Io poi non sono di quelli bravi che si prepara a nulla, anche perché poi nemmeno mi piacerebbe, ti dico la verità. Quindi a quel punto poi sono le sensazioni e le emozioni. Eh beh, è chiaro, sono quei momenti. Ta, 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 ta. Ecco. Sotto, logicamente, poi c'è tutte le strategie, c'è tutti gli accordi, i partiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quando esci dall'entrone, l'ultimo momento prima di andare sul palco dei capitani? Ma io do normalmente un abbraccio al mio fantino e poi mi sento, a quel punto mi finisce la carica. A quel punto quello che potevamo fare è fatto, rimango abbastanza tranquillo. Attendo e guardo, perché non puoi fare altro, però ecco, mi cala anche un po' l'agitazione, chiaro, per quanto possa, è ovvio che si vive il palio, viviamo tutti noi di Siena, però ecco, a quel punto non dico mi rilasso, perché è impossibile, però mi aspetto e vedo cosa succede. E vedo cosa succede, questo è il capitano dell'Aquila, Marcantonio Lorenzini, che guiderà la contrada per questa prossima carriera. Noi ti consegniamo il ricordo che questo è il Barbero. Grazie. Che l'Hotel Gardi ha voluto griffare con la scritta Hotel Gardi Paolo Luglio 2019. Grazie. Ricordo di questa intervista. Grazie. E ora vediamo il palio che ha scelto Marco per rivedere la contrada vittoriosa. Marco ha scelto il luglio 1981. Un palio molto bello con Rimini, un gran cavallo, e Silvano Vignetto Bastiano, che portò alla vittoria la contrada del Casato. Allora Marco, mentre noi vediamo il palio, ci beviamo questo drink. Ben volentieri. E assaggiamo anche questo dolce, che devo dire è una composizione molto bella. Grazie capitano, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Vediamo il palio 1981. La chiocciola si decide a entrare.